La sala Tosti non è la più grande dell'Aurum, ma è comunque occupata in ogni ordine di posti, comprese le sedute sugli scalini, segno di interesse per le proposte di Italexit. In primo piano è balzata di settimana in settimana la difesa del potere d'acquisto degli italiani dal caro energia e dalle speculazioni. Gianluigi Paragone spiega questo interesse soprattutto col buon senso, che sarebbe il filo conduttore del programma. Sì, perché stiamo dicendo cose, credo, di buon senso. Non abbiamo le ricette miracolose, abbiamo le ricette di buon senso. Anche sul tema dell'energia, non è possibile che una Eni, una partecipata di Stato, faccia 7 miliardi di utile mentre le famiglie, la piccola impresa, deve fare i conti con delle bollette dalle cifre astronomiche. Così come è profondamente sbagliato far combattere agli italiani una guerra che non hanno né ingaggiato e né proclamato né voluto. Cosa accadrà dall'autunno dal punto di vista economico per le famiglie? Purtroppo accade che tutte quelle famiglie che sono esposte a indebitamento non sapranno più come far fronte a questo indebitamento, e quindi magari piccoli imprenditori o lavoratori o padri di famiglia che hanno impiegato, hanno messo a garanzia l'immobile, rischieranno di vederselo portato via. Il pignoramento degli immobili sarà una delle questioni più delicate, uno dei buboni che scoppierà da settembre-ottobre in avanti. Quindi che fare? E bisogna assolutamente proteggere la prima casa è inviolabile e impignorabile. Lo Stato deve mettersi nella condizione di proteggere l'economia reale, non può sempre proteggere le multinazionali. Strade e autostrade da restituire allo Stato. È uno Stato senza pareggio di bilancio, come funziona? Ce lo spiega? Beh, uno Stato senza pareggio di bilancio ha funzionato come funzionava prima dell'ingresso in Europa, con le sue assurde regole. Noi avevamo un'esposizione debitoria importante, però era la ricchezza degli italiani, cioè il debito pubblico dell'Italia era la ricchezza degli italiani. Dentro il debito pubblico c'erano le infrastrutture, le autostrade, le reti idriche, le scuole, gli ospedali pubblici. Ecco, a furia di inseguire il mito del pareggio di bilancio ci ritroviamo con una sanità pubblica che è conciata come vediamo, con le autostrade che praticamente sono date agli amici degli amici, con le reti idriche, e quindi parliamo di acqua, che sarà l'altra grande emergenza, quest'acqua che sarà controllata dai privati.